comunque lei però. Il Campidate nasce da un'azienda avicola, comunque da una parte di essa. La mia famiglia, io e anche un po' tutti gli occupanti di Campidate lavorano anche a Cio, dove facciamo nascere i cucini. In questi capannoni avevamo le galline che servivano per fare le uova fecondate, che poi portiamo all'incubatorio per far nascere sempre i cucini. Questi spazi però circa 10 anni fa sono rimasti dismessi, sono rimasti dismessi da allora soprattutto. Io nel frattempo sono andato a Milano, ho fatto design degli interni, Politecnico, e niente, volevo creare un posto un po' nuovo dove si cambiasse sia un discorso come laboratorio alla vecchia maniera, diciamo il Made in Italy secondo me è uscito fuori, un po' fuori corda perché l'industria ha preso un po' tutto il sopravvento rispetto ai veri laboratori di produzione, e quindi volevo affiancare questo discorso laboratoriale con un discorso naturalistico, che qua intorno abbiamo 16 ettari di terreno, e in più soprattutto a un discorso artistico, perché secondo me l'arte è uno dei propulsori più puliti, più freschi e più liberi da ogni vincolo sociale possibile, e quindi l'arte secondo me deve invadere un posto creativo, un posto di sperimentazione. In più a tutto questo si uniscono gli eventi, che sono una parte importante di tutto il percorso. Comunque adesso vediamo, quello era l'intro, mi sa che ho detto troppo. Dunque, questi sono alcuni esempi delle sperimentazioni che facciamo qui in sede. Queste per esempio sono la riqualificazione di casette per le galline. Contate che quando siamo arrivati, sono arrivato io con altri due ragazzi, Gian Piero e Alberto, che adesso sono tornati a Milano, però con i quali ho iniziato tutta l'attività, tutto il progetto. Quindi abbiamo trovato molto materiale appunto che c'era dal vecchio allevamento avicolo che c'era in questi spazi, tra cui le casette o questi, che poi se andate a vedere nel primo capannone li abbiamo riqualificati per usarli come una parete luminosa, in quel caso taglio lo spazio. La mia idea almeno, io non sono, cioè mi interessa molto del riutilizzo, della salvaguardia dell'ambiente, però trovo che se il materiale, soprattutto se il materiale è buono e ha una vita buona, per esempio questo è metallo, comunque si può riportare alla sua origine solida, è interessante ripresentarlo, cioè ridargli una funzione alla vita in altri contesti, quali appunto dei mobiletti da resa in questo caso. Altro esempio di sempre questo percorso sono delle vasche da bagno che state trovate qui in zona, non sa bene perché, che ho utilizzato per fare dei mobiletti, comunque sono tutte sperimentazioni di riutilizzo, oppure questo serpente che utilizzo sia come installazione sia come seduta, appunto, che è fatta da cartelle di uova, che è praticamente uno scarto dell'allevamento, cioè della nascita dei pulcini, perché a noi adesso arrivano le uova e quindi abbiamo un grande quantitativo di cartelle che non vogliono indietro, sentono niente, non lo so, comunque ne abbiamo molte, e quindi il discorso di mettersi qualcosa con un materiale buono, di buone quantità, è per quello che si può fare un progetto di riutilizzo un po' in grande stile. Questo poi Campidate si presenta anche come allestitore, sia per eventi che per situazioni di mostra, private, pubbliche, un po' tutto. Qui siamo stati chiamati al ghetto degli ebrei. Inoltre, per quel discorso con l'arte, Campidate ospita, organizza, collabora sia per eventi più musicali, più diversi, sia per discorsi artistici. In questo caso questo spazio, e qui vediamo alcune delle opere che sono rimaste, ha ospitato Invader Sparzer, che è stata una collettiva di 27 artisti, tra cui due non sardi, tre non sardi, totale abbastanza interessante, è stato bello perché i ragazzi, gli artisti hanno lavorato con questi moduli che sono alla fine le case delle galline, e quindi c'è stato, cioè si è visto proprio molta energia e molta collaborazione durante quei giorni. Inoltre Campidate ospita per tempi più lunghi artisti in residenza. Questa è stata la residenza di Luca Alberonero, che è un artista di Lodi. È stato un bellissimo percorso e progetto. Ci tengo a precisare che tutti gli artisti vengono pagati per stare qui, cioè nel senso io do il gettone di presenza, quindi l'artista, oltre ad essere pagato vitto, alloggio e i materiali, io gli do anche dei soldi per il periodo in cui sta. Comunque porta avanti un vero e proprio lavoro, anzi in molti casi è anche molto complesso. Questa residenza
racchiude un po' tutto quello che vuole essere Campidanza, cioè un aspetto muralistico, infatti avete visto, penso che le faccette dei capannoni sono tutte disegnate, sia il dentro che il fuori. In questo caso c'è un allestimento fotografico, comunque Campidanza si apre un po' a tutte le arti. Quindi c'è stata sia una parte muralistica, sia una parte più di mostra, c'è stato proprio un percorso di mostra all'interno del capannone, e sia abbiamo lavorato su questa installazione. Il terreno è di 16 ettari, come dicevo il contatto con la natura lo trovo molto importante. E il mio punto finale è anche creare tutto un parco culturale, quindi avere in questi 16 ettari differenti opere d'arte, più non quindi solo muralistiche ma anche proprio installazioni, che rimarranno fisse e che quindi si creerà proprio un percorso all'interno di questo spazio. E gli eventi sono quello che, oltre alla mia famiglia, tutti i sacrifici che si sono fatti in questi anni, sono quello che ha permesso che tutto questo succedesse, perché, ripeto, io ho sempre cercato di pagare tutti, gli artisti sono sempre venuti con gettoni, quindi gli eventi hanno stati l'ossigeno un po' di questo spazio. È anche stato un po' il modo di divulgare, diciamo, quest'idea, chiamiamola idea, questo progetto. Gli eventi vanno da qualsiasi cosa, abbiamo fatto, vabbè, dai matrimoni, in questo caso non ci sono, a nidi, che è stata una fiera enogastronomica, a serate invece molto più danzanti come techno, drum and bass, un po' di tutto, un workshop di fotografia, cioè varie cose, teatro, ci sono stati, ci muoviamo su diversi. Altre domande? No, assolutamente. No. Sono gli eventi. È quello che tutti mi interessa come punto. Poi non so bene se oggi è il tema giusto. Però l'arte non deve essere né strafinanziata dal pubblico. Io ho visto, cioè so di eventi magari in piazza, di eventi che si fanno in giro dove secondo me c'è proprio un scialacquo di soldi sprecati incredibile. Io ho fatto molti eventi e so che si fa un evento e posso dire che cioè l'arte può dare soldi, può autofinanziarsi, capito? Se è pensata bene, se è una cosa solamente a spreco dove il sociale deve pagare e non deve lavorare su come poi, capito, far ritornare economicamente anche i sacrifici che si fanno, è tutto, lo trovo un po' inutile. Io infatti ci tengo a capire a te, gli eventi sono una marcia, la progettazione e gli allestimenti in giro sono una marcia. Adesso si aprirà un agriturismo nel primo capannone, quello potrebbe essere anche quello una marcia, tutto cercare di arrivare alla fine in maniera però pratica, anche se difficile, però non chiedere mai che non sia più difficile. Mai non so. Non mi invento la testa che se non li ho non lo faccio, capito? C'è il modo di farlo. No, perché alcune residenze d'artista magari in alcuni finanziamenti comunali, nel senso che il comune ospita gli artisti e quindi in questo caso viene dato magari un contributo per la loro uscita, per quello che ci chiede Cioè, nel senso, non mi sono trovato nella situazione di vita. Cercate di, comunque sono eventi anche molto diversi, con un pubblico immagino, tanto diverso. Il rischio che però magari ha percepito anche un, cioè ad esempio se magari fai troppi concetti veramente istituzionalizzati, si venga poi percepito in un certo modo anche all'esterno. Come cerchi di collocare tutte le cose? Ci sono due cose che dico al riguardo. Una è che Campidanza così eterogeneo e comunque si vede, penso, negli allestimenti che si fanno, nel modo in cui si porta avanti la pagina, il sito, che sia un taglio non così tanto underground, così tanto vincolato in un genere o in un pensiero. Poi non so se si percepisce da fuori, però a me sembra di rimanere abbastanza neutro nel mio modo di presentarmi. In seconda cosa, gli eventi drum and bass o techno, o concerti e così via, sono portatori di cultura. Anche gli eventi techno e drum and bass non ho problemi a dirlo, perché secondo me se un evento riesce a muovere cioè molte persone, con molte intendo molte,
si merita di essere considerato qualcosa di culturale, non può essere la tua cultura, ma è un discorso culturale. E quindi io mi trovo assolutamente d'accordo ad aprire le porte di Campi d'Arte a diversi generi di cultura. Campi d'Arte comunque mantiene la sua identità e il suo carattere. Alla fine l'allestimento officine del primo Capannone l'ho fatto io con i ragazzi all'inizio di questo percorso, quindi secondo me ogni realtà un po' si... E quello è bello, perché gli eventi, tutti gli eventi, tutte le situazioni, da quelle più underground che si sono fatte, si sposano bene con lo spazio, le persone sono contente, ok? Sono contente più rispetto a quanto le ho viste in serata, cioè a Cagliari, io giro comunque. Sono contente perché? Perché secondo me tutte si possono ritrovare in un discorso, siamo in mezzo alla natura, ci sono opere d'arte, c'è un allestimento che spero si veda, che un minimo di pensiero, di calore ci è stato messo per farlo, e tutte se ne accorgono. Quindi bisogna essere anche propositivi magari a sfidare i luoghi comuni. Che secondo me una serata drum and bass, cioè non c'è niente di male, anzi, c'è un sacco di gente che sta fatta. niente, comunque è il taglio che si dà al posto, è il taglio della comunicazione, che devono cercare di sfatare questi luoghi comuni da quello magari un posto troppo underground o per un posto così. Alla fine vivito con il primo capanno l'ha preso un po' come grazie mille. Allora.